Buonasera a tutti, oggi vi parlerò dei legumi. Vi presento il signor Paolo Natanicola che ci parlerà di come mangiavano i legumi all'epoca. Quindi, signor Natanicola, ci dica come e quanto mangiavate i legumi prima? Si mangiavano negli anni 50 e negli anni 60 a base di cici, piselli, fagioli, lenticchie, cicerchie, e si mangiavano circa 3 volte a settimana. E naturalmente a casa mia si mangiavano il lunedì, il mercoledì e il venerdì. I legumi sostituivano la carne. Sostituivano la carne, benissimo. Il piatto era l'unico piatto, perché non c'era un secondo o un terzo. Si mangiava un bel piatto copioso, abbondante, in modo tale da sostituire un secondo. La carne era per le famiglie più ricche, quindi. E quindi, senz'altro, la carne era per i ricchi, ecco, i poveri, povera gente purtroppo doveva accontentarsi di questi prodotti. Quindi lei sicuramente ha sentito al telegiornale della notizia delle carni cancerogene. Sì, che ne Cosa ne sentite? pensa? Ne penso che giustamente bisogna allarmare la popolazione e dire mangiare poca carne e più cereali, Legumi. legumi, cereali. Infatti i legumi contengono più Molto più proteine, sono proteine, proteine vegetali invece di quelle animali, della carne e nel latte. Quindi, grazie, signor Notor Nicola. Buonasera a buonasera, lei, buonasera. arrivederci.